E una delle cose erano programmate, che erano contenute nel programma elettorale del sindaco Chiassai e che pari pari mettiamo adesso in opera concretamente. Abbiamo deciso, sul consiglio anche del comandante della Polizia Municipale, di modulare l'intervento. Questo significa che agiamo in prima istanza sulla modulazione e rimodulazione delle fasi semaforiche, anziché andare di pacca alla realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Mochi, via Roma, piazza Garibaldi, eccetera. Quindi per il momento ci sono ancora i semafori che regoleranno i flussi di traffico. Quindi rimarranno protetti gli attraversamenti pedonali dalle fasi semaforiche, eccetera. L'intervento avverrà prima su via Mochi e via Trento, perché c'è una segnaletica verticale importante da posizionare una volta, e quindi la strada sarà chiusa, poi vi spiegheranno loro, per un paio di giorni. Dopo si interverrà su via Gorizia e sugli incroci tra via Dante, via Armando Diaz, eccetera. Materialmente gli interventi iniziano giovedì mattina. Iniziano giovedì mattina con l'installazione in tutto il flusso di strade della segnaletica verticale, che rimarrà coperta fino all'apertura dei nuovi flussi di marcia. Lunedì mattina, tempo permettendo, e per due giorni sarà chiusa al traffico via Mochi, via Trento e via Piave fino al semaforo. Contestualmente, con l'assistenza anche dei vigili, l'operatore specializzato sugli impianti semaforici inizia a modificare questo impianto semaforico qui, e contemporaneamente la ditta specializzata nella segnaletica realizzerà l'orizzontale nuova che tiene conto dei nuovi flussi. Abbiamo stimato, salvo imprevisti dovuti all'impraticabilità delle superfici, di essere pronti a riaprire con il nuovo senso di marcia martedì pomeriggio. Quando riapriamo questa, contestualmente chiudiamo via Gorizia e anche qui per due giorni modifiche ai semafori, contemporaneamente nuova realizzazione di segnaletica orizzontale, e come abbiamo fatto qui faremo di qua, e dopodiché riapriamo. Se tutto va bene, in quattro giornate lavorative abbiamo fatto l'inversione nel senso di marcia. Sì, diciamo questo, che anche durante l'esecuzione dei lavori l'ordinanza prevede, come diceva giustamente Roberto, la chiusura di tutta via Mochi. Ritengo che se le prime 4-5 ore lavoriamo qua, il percorso piazza 20 settembre, sapendo questo, possiamo continuare a consentirlo. Cioè, quindi, diciamo, non sarà probabilmente una chiusura in blocco per due giorni totale, ma chiuderemo via via il tratto di strada che ci interessa per poter fare lavori. È inutile appesantire la situazione se non occorre. Su via Gorizia, non avendo incroci, o è chiusa o è aperta, cioè certo, Non ci sono alternative. Poi più semplice. Quindi via Gorizia è anche più facile, perché c'è questa alternativa che è diciamo la vasca, sostanzialmente. Il tratto arrivando all'ex liceo ci consente di saltare l'incrocio.